per affrontare il tema Inter, un Inter che adesso, come dice il nostro titolo, si scopre fragile e normale. Michele, abbiamo usato questi due aggettivi, fragile relativamente ai diversi problemini, chi più chi meno, che stanno caratterizzando questa prima parte di stagione dal punto di vista fisico. L'ultimo è Barella, fuori probabilmente un mese fino a dopo la sosta. È normale perché insomma i risultati dell'ultimo periodo, vuoi il pareggio di Monza, vuoi la sconfitta nel derby, insomma l'hanno resa meno corazzata di quello che ormai eravamo abituati a vedere. No, sicuramente. Allora, sei preoccupato? Sì, perché quello che aveva detto Inzaghi il 12 di luglio, cioè aveva ricordato il piazzamento del Milan e del Napoli da campioni d'Italia, l'anno dopo ha detto quella è la chiave, noi dobbiamo mantenere la ferocia, dobbiamo avere quella determinazione che ci ha contraddistinto per fare 22 gol subiti, partita dopo partita la prestazione. Non è il problema i punti, non è il problema la sconfitta del derby o il pareggio col Monza, o saper giocare a calcio in un certo modo, perché l'Inter ha fatto una grande partita con l'Atalanta e una bella partita con il Manchester City. Il problema è come entrate in campo nel derby nel primo e nel secondo tempo, come ha giocato col Monza dal ventesimo fino alla fine. Cioè ti entra, è inconscio, perché io credo sia inconscio, però magari voi avete un'idea diversa, perché per me non è che l'hanno fatto apposta, non è che il derby non puoi non voler vincere. Però non ne hai, tu dici. No, inconsciamente tu sei convinto di essere forte, entri in campo e pensi che la partita si possa poi risolvere perché ti è dovuto. Qui non stiamo parlando del tridente Vinicius, Haaland, Mbappé, stiamo parlando di una squadra che per vincere le partite l'anno scorso ha dovuto fare sempre la prestazione. L'Inter non è una squadra che ha il top nel dribbling, nel giocatore che da solo fa Pelé, scarta 4 e la mette all'incrocio, è una squadra che ha sempre fatto belle partite per ottenere i risultati. Se cali l'attenzione, cali la determinazione, la ferocia nell'applicare quel calcio, perché a Monza lo applicavano, la palla era sempre dell'Inter, ma a zero all'ora, in pantofole, sembrava un'amichevole estiva. Se entri con quella testa, poi è difficile attaccare la spina. Adesso l'Inter è stata fortunata, perché non c'è nessuno a 15 punti, non c'è una fuga, non c'è nessuno, perciò io ho timore del Napoli, perché secondo me ha tutte le caratteristiche per poter fare la fuga. Ma devono ritornare subito con i piedi per terra a mettere in campo quella determinazione massima. A parità di determinazione, la squadra secondo me è ancora la più completa di tutte in Serie A. Max, mi dici la tua sull'Inter? Ti aspettavi un Inter così in difficoltà in questa fase, in questo periodo del campionato? Guarda, ascoltavo attentamente l'ultima disamina e sono in piena sintonia. Condivido pienamente che si tratta soprattutto di un problema di natura mentale, anche perché oggi è il 25 settembre, solamente una settimana fa, credo che si sia disputato appunto il 18. È una grande squadra italiana, si era andata a giocare alla pari sul campo inglese dell'Etihad, quindi non possono aver smarrito la propria identità. È una forma di appagamento e lì deve essere bravo non tanto l'allenatore all'interno del rettangolo verde di gioco, ma lo psicologo Inzaghi a far ritrovare quella fame, quella ferocia agonistica di una squadra che forse sì, entra in campo a volte troppo sicura dei propri mezzi e questo può diventare un limite. Ma qui a Milano i giocatori li trattano troppo bene, soprattutto dal punto di vista economico e non solo economico. Effettivamente bisogna sempre caricarli con la cazzimma, con la garra, cioè mettendoli nelle condizioni. Insomma, non è che devi passare, quando ci sono le sfilate di moda, se non ci sono quelle c'è il salone del mobile, cioè spesso e volentieri hanno delle troppe distrazioni. A meno che non è questo. No, adesso a Milano la salone del mobile. Il problema è dirti che Milano ha molte distrazioni e se no, Londra e Parigi, Londra e Parigi, Barcellona e Madrid sono due motori. Stiamo parlando del campionato italiano, stiamo parlando dell'Inter. L'Inter fa la Champions e poi fa il campionato italiano. Lui è preoccupato per quanto riguarda il campionato italiano, capisci? Inutile che fai a tutto, e stiamo parlando di Milano, e sia per il Milan sia per quanto riguarda l'Inter, insomma, il Milan adesso sembra aver avuto una scossa, speriamo definitiva. L'Inter hanno rinnovato tanti contratti prolungandoli parecchio e anche con dei
regimi, se sbaglio, anche con degli aumenti importanti. Ma quelli, insomma, sì, quelli sono giusti, secondo me. Perché molti giocatori, finisco, sì, Lautaro, Barella, molti giocatori, devi capire quando sono arrivati ormai, se non al culmine, quasi al meglio. Ma non a quelle cifre e non con quei prolungamenti. Furio, voi ne fate una questione solo psicologica, tu per le distrazioni, Borrelli per la cazzimma, ma secondo me c'è anche una componente fisico-atletica, cioè nel senso che l'Inter non è una squadra giovanissima e pian piano ringiovanirà, lo sta già facendo. Mkhitaryan, per esempio, in questo avvio di stagione non è il giocatore della scorsa, lui sì. Ad esempio. Dietro c'è in corso un'opera di ringiovanimento, cioè io parlo, non è che l'Inter ha giocatori di 40 anni, però quando hai giocatori over 30, col calcio molto atletico e tanti impegni, a volte non riesce ad essere fresco e performante, ma non è che lo preventivi. In questo caso, guarda, vedi tu, avevano giocato una partita importante col City. Secondo me è mancata brillantezza fisica. Sì. E ma quella, dal primo minuto, Paolo, dal primo minuto. Ma quella la puoi studiare, puoi fare dei richiami di preparazione, puoi capire, vabbè, non puoi ringiovanire la squadra. Il fatto del non avere fame, del non avere la cattiveria, io ci credo poco, perché se l'avevano qualche mese fa o l'hanno avuta a Manchester, perché non devono averla nel derby che ti dà degli stimoli da solo, hai perché capito? Pensano che ormai sia tutto molto facile. C'è un altro problema fisico questa volta per la Lazio? Esattamente, Francesco, cambio forzato per la Lazio perché ha sentito tirare Patrick il muscolo, si tocca l'inguine, quindi esce il centrale difensivo della Lazio, entra quindi il titolare Gila in rete a Firenze nell'ultima di campionato. Un altro cambio invece, sempre per la Lazio, questa volta è proprio una scelta di Baroni, fuori Chaouna, il fantasista francese della Lazio, che oggi sinceramente secondo me ha giocato peggio rispetto ai compagni di reparto, dentro Isaksen. No, voglio solo chiudere dicendo, non trascuriamo l'aspetto fisico, perché comunque con tanti impegni, una squadra... Ma tutti hanno tanti impegni, no, Paolo, infatti, abbi pazienza. Ma l'Inter è la squadra più vecchia del campionato. Però Paolo, tu il hai nominato è la due, non puoi nominarne due. Guardate i numeri. Acerbi e Mkhitaryan. No, però non puoi dire che Pavarga è insufficiente, no, vecchio, ma Bastoni, non guardare, Barella, non guardare lo specifico. No, ma parlo se di ci tutti sono le giocato. Classifiche e ti dicono che l'Inter è la squadra più vecchia, ma più è una vecchia, media, se uno ha la media di 28 anni. 28 anni, sono giovani e forti a 28 anni. Allora hai ragione tu. Cioè la tua analisi, cioè tu sei... Io non ho detto che io allora, ho detto allora, anche che hai ragione. Allora sul fatto il problema fisico. È solo quello che dici tu, no, è psicologico. Quello che dico io è una cazzata. No, è la squadra più giovane. Ti sto dicendo che anche fisico. Va bene. Ti sto dicendo che anche fisico. Aspetta. Prendi atto di quello che ho detto. Aspetta, no, però ti dico dei fatti. Allora, è fisico perché, per esempio, c'è Lautaro che non ha fatto la preparazione, c'è Çalhanoğlu che ha avuto dei problemini e c'è quindi Mkhitaryan, non è mai stato attivato. Mkhitaryan va meno dello scorso Il lato che dici tu invece vale per Mkhitaryan, potrebbe valere per Acerbi che però con Haaland ha fatto un partitone, vabbè. E basta, gli altri 9 undicesimi sono giovanissimi nel pieno della loro forza, media, della carriera. La media di squadra più vecchia, non l'ho inventata. Ma ho capito, ma col Monza l'Inter era perché vecchia che è entrata in campo in pantofole. Ma è un'analisi di prospettiva, non continuare a guardare... parlando perché partite. Ha fatto un punto in questa settimana, ma ho capito, non di prospettiva, ma la prospettiva l'Inter ha ringiovanito quest'anno. Ma di settimana in settimana ha giocato col City, è stato un impegno psicofisico e ne importante. ne ha cambiati 5 nel derby dall'inizio, più ha fatto 5 cambi. Non. Ma ha fatto non 5 cambi media. Magari anche sbagliati perché appunto, allora parliamo di tutto. No, beh, Barella si è fatto male. In verità ognuno parla di quello che crede, non è che tu adesso puoi dire a uno di però non la mettere sempre sul battibecco. Parliamo, io parlo di quello che sei. Io ti dico che i titolari non sono vecchi. I titolari, a parte uno, non sono vecchi. Due, perché gli metto pure Acerbi. No, sono maturi, sono avanti. E per le partite che fai e l'intensità a cui si gioca... Mettiamoci anche Sommer. Ma Sommer che corre? È in porta. Migliore in campo. Però, perché hanno preso il portiere del Genoa? Perché ci sarà un'altra mazza? Perché non rinnovano Sommer? Perché evidentemente non è giovane. Il problema dell'Inter è che Sommer che non corre. Ma non è il problema dell'Inter, è una delle cose anagrafiche, no? Sì. Non è il problema dell'Inter. Però non è una squadra vecchia. Marcello, il problema dell'Inter qual è secondo te in questo momento? Microfono, Marcello. Che non si sente.
condivido questa lettura che sta facendo Paolo, anzi quando vedevamo il derby l'abbiamo giustificata anche così, cioè nel senso che io stesso dicevo domenica sera non vorrei che al momento, siccome questa rosa è molto forte, questa dell'Inter, no? Secondo me rimane comunque la candidata ancora al titolo, la principale candidata, perché è per tanti motivi. Perché è una squadra rodata, perché comunque ha dei giocatori forti, ha due squadre a disposizione, quindi su questo stiamo d'accordo. Però sono d'accordo con Paolo, mi allineo a lui, perché secondo me è una rosa che pian piano invecchia e con questa settimana ci ha dimostrato che il doppio impegno, soprattutto quando il doppio impegno è importante, è pesante, cioè non riesce magari a stargli dietro. E poi soprattutto, scusate, tre indizi fanno una prova, no, per Agatha Christie. Allora, Genova, anche se, ripeto, col Genova avevano comunque giocato una buona partita, ma hanno fatto degli errori che non erano soliti fare l'anno scorso e hanno pareggiato. Col Monza, chiaramente una partita che stavano per perdere, e tu ti immagini che l'Inter, soltanto perché non giocano Barella e Çalhanoğlu, quella sera possa pareggiare col Monza? No. Col derby tutti davamo per strafavorito l'Inter e invece ha perso e poteva perdere anche più pesantemente. Sono tre indizi che ci dicono che quest'anno l'Inter, pur essendo una squadra molto forte per tutti i motivi che ho detto prima, magari è più battibile. Magari però, Marcello, negli ultimi due anni. Lazio. Pedro davanti al portiere, palo di Pedro, poi Isaksen salva sulla linea la Dinamo Kiev, Lazio a un passo dal 4-0. Questo se l'è mangiato. Sì, Pedro poteva fare assolutamente meglio da solo davanti al portiere della Dinamo, ancora Isaksen dentro l'area di rigore, mette in mezzo dalla destra, ancora sulla linea, salva il difensore della Dinamo anticipando Pedro, che ha avuto una grandissima occasione per ottenere il poker e Lazio. La Dinamo continua ad attaccare, ma è tremendamente pasticciona quando arriva dalle parti di Provedel. La Lazio ora in contropiede può essere ancora più ficcante. Io, Paolo, un'altra cosa che penso è che quando, e te lo ripeto, quando capisci, perché loro hanno tutti i vari sismografi, tutte le varie... che sismografi? Per capire come i calciatori si sentono, quanto ti possono dare, eccetera. Quando capisci che sono arrivati quasi al culmine, anche per quanto riguarda il rinnovo del contratto e il rinnovo temporale e soprattutto economico, secondo me bisogna tirare un attimo... Ma chi ti riferisci? All'autore Barella a 27 anni non dovevano rinnovare il contratto? I migliori in campo per tutti gli ultimi 2-3 anni? L'hai fatto un contratto a Lautaro fino al 2029. Meno male che non è arrivato un Paris Saint-Germain a portarlo via. È del 97, no, più ma che altro secondo me Mkhitaryan, se vogliamo, Mkhitaryan... Sì. Zielinski quest'anno come alternativa, l'anno scorso c'erano Klaassen e Sensi come alternativa, quindi è migliorato quello. Io non sto parlando, sto dicendo semplicemente che il discorso vale per tutti. Quando vedi che ormai il meglio lo stanno dando e l'hanno dato, non è che vai a caricare, anzi, cerchi... sarebbe stata follia. Tu io non ti ho detto che non... ma no, io non ti ho detto di dire, ragazzi, tifosi dell'Inter si barricavano. Sto dicendo che dovevano dargli degli ingaggi più bassi, certo, loro li avrebbero accettati, loro e il loro procuratore. Vadano siccome, altrove. Siccome l'ha detto Furio Fedele, non mi alzo troppo l'ingaggio. No, ma cosa vuol dire? Ma io ti sto dicendo, ma continua a mantenere lo stesso ingaggio e non dargli l'aumento. Puoi farlo. Il giocatore non rinnova, questo discorso è assolutamente surreale. Di questi tempi, credo che il problema dell'Inter non sia quello di aver rinnovato i contratti di Lautaro. Assolutamente, quella è una fortuna. Il problema dell'Inter è quello di non riuscire, per un mix di motivazioni tecniche e fisiche legate anche all'età e per un mix di spinta emotiva, a replicare anche solo ad avvicinarsi a quello che faceva l'anno scorso. Anche perché l'Inter, per il tipo di gioco che ha, che adesso ma è una cosa collettiva, però al di là tutta delle simpatie e antipatie, è stata sicuramente una delle squadre più belle da vedere l'anno scorso, sicuramente. Però per questo tipo di calcio mi sembra che faccia fatica a sostenere il doppio impegno. Sì, solo quest'anno, l'anno scorso è uscito agli ottavi, ha trionfato in campionato. Ma in Champions League ha fatto tutta una Champions League, ha fatto il turnover senza infamie e senza lode, per poi uscire al primo turno. Scusami, Michele,
Due anni prima, viceversa, ha fatto una Champions arrivando in finale col Manchester City, ma in campionato ha abdicato a dicembre, aveva già abdicato alla fuga del Napoli. Quindi è una squadra che, anche per l'età avanzata e per il tipo di gioco, fa fatica a reggere. Sì, è difficile mantenere l'attenzione alta, il livello alto in campionato e Champions. Lì col Milan, cioè, non è stato un fatto mentale, è stato un fatto che praticamente sono stati aggrediti, ma sono stati aggrediti. E come mai dal 20esimo al 45esimo non erano aggrediti? Parli del primo tempo. Il primo tempo. Ho capito, per 25 partite quanto dura. Appunto, perché sono rientrati in campo dopo quei 20 minuti, gli è bastato per rientrare in modalità Ma il Milan di Fonseca ha aggredito anche le tre partite precedenti. Però, contro avversari sicuramente più deboli dell'Inter. Hai visto come è andata a finire? Milan, se tu guardavi il Milan nel derby, aveva le linee molto più vicine, era più protetto, cioè lo vedevi anche dal monitor. Sì, è cambiato qualcosa, ma era un Inter, era un Milan ancora che non sapevi cosa ti poteva dare. Ragazzi, prendiamoci. Allora, parlavamo di Lautaro Martinez, forse il simbolo più evidente, insomma, delle difficoltà dell'Inter in questo momento. Pensate, Lautaro Martinez ancora a 0 gol in stagione, ma non solo, perché poi è una statistica che il nostro Michele ci ha riproposto diverse volte: da marzo a oggi ha segnato un gol. Col Frosinone, un inutile 0-5, da marzo ha fatto una rete solo Lautaro Martinez, che ha vissuto comunque un'estate un po' particolare. Noi l'abbiamo voluta riassumere in grafica, giusto per darvi l'idea, perché insomma c'è anche un motivo per cui Lautaro Martinez è evidentemente così in difficoltà. Il 19 di maggio è stata l'ultima partita con l'Inter, perché poi la settimana dopo a Verona lui non gioca, sta in panchina 90 minuti. Il 20 giugno inizia la Coppa America, lui la gioca fino al 14 luglio, è campione con l'Argentina, è capocannoniere con l'Argentina, poi si concede un periodo di vacanza comunque non particolarmente lungo, perché anziché rientrare da piano l'8 di agosto, si fa male Taremi e lui di sua spontanea volontà anticipa il rientro al 6 di agosto. Ha tempo praticamente dal 6 al 16, 10 giorni di preparazione un po' come viene, perché poi viene mandato in campo titolare a Genova, in Genoa-Inter, dove gioca per 86 minuti. Successivamente ha un affaticamento muscolare, salta Inter-Lecce, poi gioca 83 minuti con l'Atalanta, parte, va e torna, due partite contro il Cile, in Argentina-Cile 79 minuti e 90 minuti con la Colombia, torna ed è di nuovo impiegato contro Monza e Inter in mezzo alla panchina contro il City. Cioè, Michele, una giustificazione abbastanza evidente per lui, giocatore che probabilmente nella testa di Inzaghi doveva essere gestito in maniera diversa. Poi si fa male Taremi e tutto questo programmazione va un po' a carte 48. Sì, anche se allora per Lautaro non c'è un... Scusami, vedo un rosso? Rosso, sì. Rosso per un giocatore della Dinamo Kiev, Bragaru. L'arbitro è stato richiamato dal VAR con la suola, con i tacchetti, è andato sulla caviglia per di Zaccagni, volte. Secondo me... intervento fortuito, uno di quegli interventi che se lo vedi fotografato non hai alcun dubbio nel pensare al rosso, invece a velocità di gioco non mi è sembrato per nulla volontario. Detto questo, piove sul bagnato in casa Dinamo Kiev, gli uomini di Shovkoski rimangono in 10 per gli ultimi 18 più recuperi. Prego Michele. Sì, no, dicevo che per Lautaro la diagnosi è abbastanza semplice, qua c'è un problema proprio fisico di preparazione o di affrettare la preparazione. E lui stesso è così conscio che alla fine del derby dice: mi devo allenare di più, testa bassa e lavorare, devo stare zitto e lavorare di più per ritrovare la forma fisica. Però qui a Genova gli è stato chiesto se insomma di essere utile alla causa e lui ha giocato 85 minuti, poi era uscito sul 2-1 tra l'altro, la seconda è affaticato come abbiamo detto. Qui il problema è un po' anche più generale. Perché oggi, per esempio, si è fatto male Mbappé, si è fatto male Rodri, in tutta Europa si fanno male i giocatori. Lautaro è uno che non si infortuna mai, è uno che gioca sempre per la squadra, cerca di mettersi a disposizione, di fare quello che può essere utile quando non ne ha, ma che non ne abbia tanto è purtroppo evidente. Io proprio a Inzaghi un po' avevo prefigurato, perché io ho insomma sempre questa paura, no, della gestione delle forze, proprio il 12 luglio questo discorso di dire: non si può parlare con Scaloni, mettersi d'accordo e dire: siccome è contro gli interessi tuoi e nostri,
possiamo fargli fare un mese di preparazione vera dal 10 agosto al 10 settembre, salta la prima, il primo viaggio con l'Argentina e al 10 settembre poi ce l'abbiamo tutti e due, perché qui lui ha perso il derby, ha perso con la Colombia e con l'Argentina 90 minuti, ha fatto il viaggio. Ad oggi che cosa ci troviamo dopo un mese di questa gestione? Un giocatore che deve trovare la forma, che non sta rendendo né da quella parte del continente né da questa. Quindi questo è un problema che vale per tanti giocatori, vale per tutti. A maggior ragione per un giocatore molto generoso che vuole sempre cercare di dire sì, io ci sono, contate su di me. E il problema è che se hai il serbatoio scarico e non riesci poi a fare quello che sei abituato a fare, perché è proprio un Lautaro che non è brillante, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti. E soprattutto Max mi sembra poi un giocatore che, quando non ha quella esplosività, la cattiveria ce la mette sempre, perché è un giocatore molto generoso, però fa un po' specie vedere il capocannoniere dello scorso campionato ancora a quota zero totale in stagione e il pensiero che da marzo ha fatto un gol solo. Io vi dico, da osservatore estraneo e poco coinvolto emotivamente, è sorprendente, insomma, ascoltare tutte queste critiche rivolte ad una squadra che, se avesse vinto il derby, oggi era prima in classifica, lo dicono i numeri. E quindi credo che tutto sia banalmente riconducibile ad una vittoria e quindi al merito dell'altra squadra milanese, che è entrata in campo con un'intensità agonistica senza pari, perché è chiamata all'ultima spiaggia, e questo ce lo insegna la storia del calcio. Se c'era una squadra che doveva vincere questo derby era il Milan. L'Inter, per carità, sarà anche per motivi anagrafici, ma credo che abbia perso il derby perché è entrata in campo, torno a ribadirlo, meno motivata. Quello che sta vivendo in questo momento Lautaro è una crisi da realizzazione, ma non è una crisi da prestazione. Io lo vedo sempre però, nel Max, vino dell'azione. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che, forse togliendo, parlo del campionato, non tocco Manchester City Inter, partita meravigliosa in queste prime giornate di campionato, a parte contro l'Atalanta, l'Inter che avevamo visto l'anno scorso non l'abbiamo ancora vista. Però ripeto, se contano i numeri, se l'Inter batte il Milan, è prima in classifica. Ma cosa vuol dire se? Se potevano essere a più 6, sono a pari. Ma che ragionamento è? Allora, se l'anno scorso il Napoli non le vinceva tutte e rivinceva il campionato. Non è la tombola. No, però scusa, io adesso... Se mi dica che l'Inter è la stessa dello scorso anno, io sono d'accordissimo con voi, non lo è. No, ma credo che stia vivendo un fisiologico calo dettato, ripeto, dalla forma, che è una componente che concorre, ma anche dal fatto di aver preso magari sotto gamba un'avversaria come il Milan, che invece al derby è entrato in campo con una furia agonistica senza pari. Cioè, nel calcio sono tante le componenti che poi, no, contribuiscono al risultato finale. Sì, però scusa, adesso io però non si può sostenere una tesi, cioè se avesse vinto il derby, cioè voglio dire, a parte che se avesse vinto il derby avrebbe comunque fatto una partita deludente al col Monza e qualcun'altra meno convincente, eccetto l'Atalanta. Quindi non ci sono i se, ma c'è un'analisi di quello che si vede da qua, che magari siamo più vicini rispetto a quello che vedi tu lì da Roma, e quindi è indubbio che l'Inter stia dando dei segnali un po' in discordanza con quelli che abbiamo visto lo scorso anno. Su Lautaro io dico solo che non è soltanto una crisi di gol, ma è una crisi che va di conseguenza anche di prestazioni, perché sicuramente è meno presente nella partita, fisicamente fa più fatica, e la conseguenza ovviamente poi del fatto che sia meno presente nella gara, e il gol è la conseguenza della conseguenza. Forse secondo me c'è anche un altro aspetto, magari adesso più, ma Simone Inzaghi con Lautaro un po' di debole ce l'ha, ce l'ha avuto. Sì. Magari a volte poteva risparmiarlo, dargli un po' meno minutaggio. Chiudo dicendo che il bel discorso di Michele, che coinvolgeva un intervento dell'Inter con Scaloni per far meno partite a Lautaro, secondo me va a scontrarsi con la grande volontà di Lautaro, di tutti gli argentini, di quelli come lui. Però adesso si è reso conto che nazionali questo è controproducente. Però questo adesso vedremo se rifiuterà una roba. No, sto dicendo che adesso, no, lui doveva rifiutare tutte, cioè non è che doveva rifiutare, doveva stare fuori da tutte e due, anche dall'Inter.
Perché se tu non ti rendi conto, oggi si è reso conto, cosa è dovuto capitare, che hai dovuto perdere con l'Argentina in Colombia, con l'Inter il derby. Vabbè, capito, però anche lì è un discorso di poi. Seguendo questo ragionamento, dovrei contare le prime tre di campionato. Sì, andava in panchina. E contaremi infortunato, però. Ho capito, ma allora a che serve avere 5 punti? Oggi l'Inter è in rosa 5 meno, bisogna giocare meno, bisogna guadagnare meno. Ho capito, ma tanto giocare di meno non si può. Perché il calendario è quello. Ho capito, ma... Mi pare evidente, ma restando sulla tua... Vogliono scioperare? Sì, va bene, che scioperi. Francesco, a Manchester è andato in panchina. Se ce l'avessero detto a fine agosto, dopo Inter Atalanta, avremmo detto: no, è impossibile. Lautaro gioca sicuro. Manchester e Milan, magari col Monza fa turnover. Invece, visto che già si sono resi conto che qualcosa non andava, ha scelto di fermarlo col Manchester. E Taremi ha fatto una bella partita col Manchester. No, è vero, quello sicuramente sì. Allora, i numeri sono fondamentali e i numeri di Lautaro in questo momento sono impietosi. Poi, personalmente, per come ho visto le partite, sono più della linea di Max. A me Lautaro in campo è sembrato comunque attivo, propositivo, di aiuto per la squadra, però se non segni alla fine restano i sé che non cambiano niente. Piuttosto un aspetto che mi è venuto in mente così alla fine della partita è il gravissimo errore, anche errore, la gravissima conseguenza negativa anche psicologica che l'Inter ha ripetuto dopo averlo fatto 2 anni fa, cioè aver messo in condizione il Milan di vincere un derby rialzando la testa. 2 anni fa è costato lo scudetto all'Inter. Quest'anno, con il Milan che è arrivato al derby veramente sull'orlo del baratro, è chiaro che dire aver lasciato vincere è un'espressione forte, perché il Milan ha meritato di vincerlo quel derby. Però aver fatto in modo che il derby, aver lasciato che il derby finisse con la vittoria del Milan, ha rimesso in piedi un avversario che altrimenti era già belle che secco. Sì, assolutamente. Ci sarebbe stato... Posso farvi una domanda da Roma? Certo, Max. Allora, proprio per cercare di valutare quelle che sono attualmente le reali quotazioni della squadra che a mio avviso rivincerà il campionato, forse voi pretendevate che lo stravincesse, ecco, invece quest'anno sarà una vittoria normale, contrariamente a quella della scorsa stagione. Ma questo derby l'ha vinto il Milan o l'ha perso l'Inter? Tutte e due, secondo me, l'ha vinto il Milan. Tutte e due, per me, tutte e due. Il Milan. L'ha vinto il Milan. Allora, per me la risposta qui ci sono tutte e due. È quasi sempre così. Tutte e due, perché il Milan ha fatto una grandissima partita e l'Inter una brutta partita. L'Inter non ha giocato e soprattutto non ha azzannato alla giugulare un Milan che nelle prime partite aveva dimostrato grande difficoltà. Perché è andato in difficoltà. Non è che non ha azzannato, non gli ha dato il tempo da azzannare. Cioè, il Milan non l'ha aggredito bene. Non è riuscito a farlo. Certo. No, io voglio dire una cosa. Secondo me l'ha meritato il Milan perché c'è Fonseca, ha fatto delle scelte coraggiose. Cioè, non solo ha continuato sulla falsa riga del gioco offensivo, ma ha combinato Noslin. Rosso per Tijani Noslin, che era entrato in campo pochi minuti fa al posto di Dele Bashiru. Adesso c'è un giocatore della Dinamo Kiev a terra con le mani in faccia. Noslin, appena preso il rosso, appare sconsolato, quindi proprio con la faccia non di chi si sta lamentando, no, con l'arbitro. Esatto, la faccia di chi sa di averla fatta grossa. Appunto, le telecamere continuano a indugiare sul giocatore della Lazio, ex Verona, che non ha sicuramente cominciato alla grande questa stagione. Dopo la prima buona partita con il Venezia da titolare, piano piano ha perso la titolarità e quando è entrato non ha destato grande impressione. In questo caso invece si fa notare non per la prestazione in campo, bensì con un brutto episodio di violenza, o perlomeno immaginiamo che lo sia, perché le telecamere ancora non ci hanno fatto vedere il replay. Nel frattempo si sta riprendendo il giocatore della Dinamo. Vediamo Noslin. Allora, alza il gomito. Secondo me il giocatore della Dinamo fa una scena di quelle veramente molto teatrali. Molto teatrale, però lui fa una grande sciocchezza. Il gesto, il gomito, guarda il giocatore della Dinamo e poi alza il gomito. Perché gliela va? Non lo so. Dare, cioè, non ha senso, è insensato. Lo guarda in faccia e alza il gomito. È davvero senza senso il gesto di Noslin, visto che la Lazio sta vincendo 3-0, sta giocando 11 contro 10, lui è appena entrato in campo. Credo una delle espulsioni più veloci della storia. Veramente molto molto ingenuo, ripeto. Poi sulla potenza del colpo potremmo disquisire tanto tempo, però sicuramente il gesto è sbagliato, è giusto. Adesso sono pari 10 contro 10 con Noslin, che è veramente in campo da una manciata di minuti, va a macchiare la sua prestazione fin da subito con questa cosa così sciocca
non inciderà sul risultato, perché la Lazio è avanti 3-0, quindi la porta a casa uguale. E poi riporta in parità numerica, cioè anche la Lazio rimane merita, in parità, cioè, nulla di grave dal punto di vista della partita in sé, ma assolutamente stupido come gesto. Una cosa che volevo aggiungere sulla programmazione della stagione dell'Inter, anche perché Max mi faceva riflettere sul fatto delle favorite e non favorite. Allora, l'Inter l'anno scorso, ma lo stesso Inzaghi, che non aveva mai vinto un campionato, aveva una stella polare, che era la seconda stella. Quest'anno, proprio anche per volere societario, la Champions non ha niente di meno. Quindi, quando c'è la partita del martedì e mercoledì, l'anno scorso l'Inter ne ha fatte 6 fino a febbraio. Tutte e 6 queste partite avevano le alternative in campo, a parte una, Inter-Benfica 1-0, la seconda giornata. Le altre giocava la squadra delle alternative. Adesso Monza, Manchester e Milan, abbiamo visto 4 cambi, 5 cambi, 5 cambi. Cioè, c'è sempre l'alternanza, non si dà più priorità a uno o l'altra. E questo è un salto, è uno step che l'Inter deve fare, non è scontato. E ad oggi, se vedo gli approcci alle partite Monza, Manchester e Milan, vedo una grande differenza tra andare a Manchester, perché è la partita delle partite, e giocare col Monza. Io pensavo fosse la medio-piccola, purtroppo invece anche col Milan ci sono stati momenti, insomma, di non attenzione. Quindi questo è un tema. Adesso per esempio c'è Udinese, Stella Rossa e Torino. Alla ripresa c'è Roma, Young Boys, Juventus. Cioè, queste settimane si ripeteranno sempre. L'Inter, certo, ha la forza, che giochi uno, giochi l'altro, di essere costante? Non lo so. L'anno scorso vi ricordo che l'Inter è arrivata seconda nel girone, che ha pareggiato con la Real Sociedad, che ha giocato con i titolari a Bologna e è uscita a Madrid 3 giorni dopo. Quest'anno vuole fare molto molto bene in Champions. Ce la fa a reggere il doppio impegno? È anche vero che l'Inter è una delle poche squadre, abbiamo sempre detto nel corso della nostra estate, ad avere due squadre. Ed è vero, però è vero quantitativamente. Qualitativamente il cambio, per esempio, c'è la Noglu Aslani. È oggi l'unico che ti posso concedere. È vero, è l'unico. Non dai, solo l'unico. Ma come no, dai, ragazzi. Ma però quello coppia, la coppia Lautaro Turam con Taremi e Arnautovic. No, Taremi che deve essere il primo cambio. Uno alla volta, ma cambi tutte e due. Tu hai detto due squadre. Allora, due squadre significa che hai un giocatore per sostituire ogni altro. I due attaccanti, Lautaro e Turam, con chi li sostituisci? Uno con Taremi, il secondo non scherziamo. Hanno deciso di pagare 20 milioni il secondo portiere, invece forse era meglio comprare un attaccante, anche perché il primo portiere ce l'avevi già. No, però l'anno scorso